Il secondo giro di consultazioni si è concluso. Fico è andato al Quirinale e ha riferito al capo dello Stato sul suo mandato esplorativo. Bene, facendo una battuta con il nostro editorialista, che gentilmente il TG1 ci presta, ecco, diciamo la verità, facendo una battuta con Marco Frittella, vorrei sapere, il panettiere, in questo caso Fico, che cosa porta a Mattarella dei due forni? Sono chiusi, aperti. Come stiamo combinati? Dunque, direttore, siamo combinati così. Il panettiere porta a Mattarella una mezza apertura, cioè uno spiraglio, diciamo così, perché effettivamente questa mattina, dopo il colloquio con lui, la delegazione del Partito Democratico, per voce di Maurizio Martina, ha registrato dei passi avanti importanti. Passi avanti importanti che non nascondono naturalmente le grandi divergenze che ci sono tra PD e Movimento 5 Stelle, ma che consistono fondamentalmente nella chiusura del dialogo tra grillini e leghisti. Il PD prende atto positivamente di questa nuova fase e quindi si impegna, diciamo così, a proseguirla, naturalmente aspettando la direzione del partito che è stata fissata per il 3 maggio, quindi diciamo abbastanza avanti nei giorni. Quindi bisogna aspettare il 3 maggio per capire bene se il forno del PD produce pane oppure no. Senti, Di Maio ha dichiarato in termini molto chiari, ho praticamente intesa con il PD o elezioni. Questo è, diciamo, il punto cruciale, dopo non c'è più niente, rimaneva più. Insomma, intanto dire o così o le elezioni in qualche misura si sovrappone alle competenze del Capo dello Stato, il quale notoriamente è contrario ad una interruzione della legislatura che è neanche cominciata e che sarebbe per la prima volta nella storia della Repubblica una legislatura che dura meno di 2 anni, in genere anche quelle brevi almeno 2 anni sono durate. E poi si potrebbe anche osservare che Di Maio, dicendo così, o accordo col PD o niente, si chiude tutti i ponti alle spalle, cioè brucia tutto ciò che ha alle spalle e non si lascia via d'uscita. Anche perché il dialogo col Partito Democratico, come dicevo prima, è sottoposto ad una prova di forza all'interno del PD che non è per niente banale, anzi sarà molto combattuta. E noi non sappiamo quale possa essere l'esito, quindi vedremo. Senti un'altra cosa, Marco. Apriamo un po' la finestra sul PD. Tu hai già detto in termini molto chiari che la direzione del PD sarà praticamente decisiva, forse per la stessa sopravvivenza del partito, cioè c'è la minaccia anche di una nuova spaccatura. Ecco, però una cosa che si nota è che la base del PD in grande maggioranza è contro l'accordo, cioè la linea Renzi sembra prevalere, anche se Renzi dice io non ostacolerò nessuna intesa e via dicendo, ma la linea dell'opposizione mi pare che prevalga, è così, è una mia impressione o è un dato di riferimento? No, è una tua impressione, ma è un'impressione di tutti.
tutti abbiamo la sensazione che la base del Partito Democratico sia nella larghissima maggioranza contraria ad un accordo con il Movimento 5 Stelle. Adesso bisognerà vedere se Renzi terrà il punto sulla base anche di questo orientamento della base del partito o se invece potrebbe aprire ad un qualche compromesso. Da quello che si sa, da quello che si ascolta dai vari esponenti renziani, non sembra che ci possa essere un compromesso, a me sembra che si vada verso una linea di opposizione. Il dubbio riguarda soltanto i numeri all'interno della direzione, cioè se il no all'accordo sia prevalente oppure no. Oggi sappiamo che sarebbe prevalente, vediamo il 3. Sì. Senti Marco, e sull'altro fronte Salvini, Berlusconi, in che situazione siamo? Aspettano il risultato del Friuli Venezia Giulia? Oppure sono stati presi, diciamo la verità, in contropiede? Ma io penso che Salvini aspetti il risultato del Friuli per come dire, forzare ancora di più la mano a Berlusconi e quindi assumere un ruolo ancora più decisivo all'interno della coalizione di centrodestra. Sul fatto che Berlusconi possa essere scontento di non fare un governo con i 5 Stelle, no, perché l'ha detto in mille modi che lui con i 5 Stelle non vuole avere niente a che fare. E tutti noi sappiamo che l'idea prevalente in Berlusconi è quella di fare il governissimo, di sostenere un governo di tutti, un governo di tregua, eccetera. Quanto a Salvini bisognerà vedere se riuscirà a risalire la china, cioè una volta che si è capito come va a finire il dialogo col Partito Democratico, se riesce a risalire la china. Però è pur vero che Di Maio su questo tema ha detto delle parole molto finali, diciamo, perché ha detto il dialogo con la Lega è chiuso, è ufficialmente chiuso. Difficile tornare indietro dopo aver pronunciato parole di questo tipo. Senti, l'ultima domanda. Sfogliando la mazzetta dei giornali, noto con diciamo, un minimo di disappunto che molti nostri colleghi, più che fare resoconti, dare informazioni, fanno il tifo per l'una o l'altra parte e molti insistono nel dire che c'è un filo sotterraneo tra Salvini e Di Maio. Alcuni dicono che oh, l'alleanza è già fatta, siccome salterà il tavolo questi si ricongiungeranno, saranno di nuovo insieme. Mi sembrano interpretazioni tendenziose, ma siccome io mi fido soltanto della tua obiettività, te l'ho detto tante volte, ecco, vorrei sapere da te che cosa ne pensi. Insomma, questi amoreggiano ancora oppure la rottura è avvenuta? Che ne pensi tu? Ma dunque, io intanto penso che il tifo è una vecchia malattia del giornalismo politico italiano che sarebbe il caso che fosse guarita, ma purtroppo vedo che i sintomi sono persistenti. Noi che non facciamo il tifo, tu ed io che non facciamo il tifo, che ci limitiamo ad osservare i fatti, apparteniamo un po' alla vecchia scuola. La vecchia scuola diceva guardate soprattutto i testi e le parole. Bene, i testi e le parole di Luigi Di Maio in questi ultimi 2-3 giorni dell'esplorazione di Fico dicono due punti virgolette, dichiaro ufficialmente che il dialogo con la Lega di Matteo Salvini è chiuso, chiuse le virgolette, punto. Se io sto a questo virgolettato, il sospetto di una linea sotterranea tuttora esistente di dialogo tra Movimento 5 Stelle e Lega è un sospetto infondato. Dopodiché naturalmente le piroette sono sempre possibili e ne abbiamo viste tante. Però il dato politico ufficiale in questo momento dice che tra quei due non c'è dialogo e a questo bisogna che noi stiamo. Bene, ti ringrazio. Una curiosità, dove sei di scena stasera? Dove vai? A Montecitorio? No, io sono a Montecitorio e sto seguendo
ho seguito stamattina le consultazioni di Fico e quindi adesso vediamo che cosa farò per il telegiornale stasera. La scarpinata nel corridoio dei passi perduti, che è, è il transatlantico di Montecitorio. Te la farai la passeggiata, ascolterai anche certo tu. Certo che me la faccio. Eh? Certo che me la faccio, ma ricordando il vecchio detto del presidente De Nicola, il quale diceva che in transatlantico c'è ozio senza riposo e fatica senza lavoro. Sì, visto e considerato che siamo in questo tema di battuta, diciamo anche che Pirandello diceva che la matrice, diciamo, del nostro Parlamento è nel termine parla e mento, e quindi abbiamo chiuso il cerchio, parla e mento. Ciao Marco, grazie. Grazie a te, ciao direttore, ciao.